Have a nice week. Lucetti. Per molti anni ho avuto la deleteria abitudine di guardare le email, controllare Facebook, guardarmi la TV poco prima di andare a dormire. E devo dire che per fortuna sono stata dotata dei geni del ghiro nel mio DNA. Per cui non ho avuto mai grossi problemi di sonno. Ma è stato quando ho interrotto quell'abitudine che ho davvero sentito la differenza nella qualità del mio riposo. Tom Rath, autore del famosissimo libro Eat, Move, Sleep, dice che, secondo uno studio piuttosto recente, 2/3 della popolazione americana afferma di non dormire abbastanza e il 90% di loro afferma di guardare il proprio dispositivo tecnologico chiamato smartphone prima di andare a dormire, circa entro 60 minuti prima di chiudere gli occhi. Ora, se lo fanno tutti questi americani, secondo me lo facciamo anche noi, troppo spesso. Ora, ci sono moltissimi motivi per cui è consigliabile non utilizzare dispositivi elettronici almeno entro mezz'ora prima di chiudere gli occhi. Uno fra i tanti, il più conosciuto forse, è il fatto che la luce che viene emessa da questi dispositivi riduce il livello di melatonina nel corpo. La melatonina è l'ormone del sonno e il fatto che venga ridotto implica che la nostra mente e il nostro corpo si convincono che effettivamente è giorno e che quindi dobbiamo stare allerta, dobbiamo essere svegli. Ma visto che hanno già inventato un bel po' di app per ovviare al problema, lascia che ti dica almeno un'altra buona ragione per mettere via qualunque dispositivo elettronico prima di andare a dormire. Non abbiamo certo bisogno di conferme dagli specialisti del sonno per sapere quanto difficile è spegnere la mente quando cominciamo ad avere ansie, preoccupazioni o pensiamo a progetti che dobbiamo finire, a cose che dobbiamo completare. In poche parole, tutto quello che rientra in queste due grandi categorie, categoria numero uno, qualcosa che fa pensare che dobbiamo sopravvivere, quindi lottare per la nostra vita, no? Che fa scattare quel senso di adrenalina, quel senso di paura che inevitabilmente poi ci porta a restare allerta, è tutto quello che ci fa pensare di dover completare qualcosa, proprio perché la mente non ama pensare alle cose incomplete, finché non si completano continuerà a pensarci, deve essere riposto in un cassetto almeno 30 o ancora meglio 60 minuti prima di andare a dormire, proprio per evitare di accendere l'interruttore della sveglia quando è il momento invece di svuotarsi e lasciare andare. Ora, non è questa una cosa che riesco a fare sempre, lo ammetto, sono colpevole, guardo Facebook molto spesso prima di andare a dormire, ma è una cosa che quando riesco a fare cambia completamente i connotati della mia giornata, soprattutto a livello di produttività, oltre a farmi sentire incredibilmente libera. Quindi, la sfida di questa settimana consiste in questo: non guardare alcun dispositivo elettronico per almeno 30 minuti prima di chiudere gli occhi la sera. Per almeno 7 giorni, ogni giorno, tutta la settimana. Se hai un partner con cui condividi questo momento della giornata, ottimo, perché sarà estremamente motivante trasformare questa sfida in un gioco e motivarsi a vicenda qualora ti capitasse di scivolare nella vecchia routine. Ed è arrivata finalmente la parte più bella e anche più importante della sfida, e cioè condividere qui sotto i commenti se decidi di farne parte. Basta un semplice sì, chiudo il telefono prima di dormire. Scrivilo nei commenti qui sotto e io ti aspetto come sempre su ceciliasardeo.it. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.